Taranto protagonista per 3 giorni a Bruxelles. All'interno del Parlamento europeo, dove sono in corso incontri e dibattiti sul capoluogo ionico, è stata inaugurata la mostra L'eredità di 3.000 anni di storia, che presenta i giochi del Mediterraneo 2026 che si svolgeranno proprio a Taranto. Sui 25 pannelli sono esposti i progetti di mobilità e rigenerazione urbana, oltre che di transizione ecologica del piano strategico Taranto Futuro Prossimo, in vista dei 20 Giochi del Mediterraneo. La mostra tra passato, presente e futuro racconta anche la storia millenaria della città attraverso video e visori multimediali che mostrano il patrimonio archeologico del Museo Marta. L'inaugurazione è stata una buona occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, ma anche per riflettere sul futuro di Taranto insieme al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Noi vogliamo occupare il tempo che ci porterà ai giochi per costruire con tutti i popoli del Mediterraneo una idea comune di pace, di economia, di formazione dei giovani e anche di sostenibilità ambientale, perché Taranto sarà anche la sfida più importante d'Europa per la decarbonizzazione degli impianti. I Giochi del Mediterraneo e tanti altri grandi eventi che si stanno declinando sul territorio nell'area ionica sono dei test di resilienza. Taranto è un laboratorio in questo momento di buone pratiche per quella che in Europa viene definita la transizione giusta. L'Europa sta guardando con grande interesse alle trasformazioni di questa comunità, che ovviamente vuole diversificare il proprio modello produttivo, vuole renderlo sostenibile, lo vuole fare con le leve europee, appunto